La Sfinge è uno dei monumenti più misteriosi e affascinanti dell'intera storia umana. Questo lo si deve sia alla connotazione che ha acquisito nel corso dei secoli, sia ai misteri che sono legati alla sua esistenza. Infatti la Sfinge è forse il più famoso simbolo legato all'idea di enigma, icona del mistero da risolvere tramite informazioni criptiche sin dal mito antico di Edipo. Ma quello che interessa a noi è molto più concreto ed è altrettanto enigmatico. Chi ha costruito la Sfinge? Ma soprattutto, quando? La Sfinge è probabile che sia stata realizzata durante il regno di Chefren e si ritiene inoltre che il volto della Sfinge rappresentasse i lineamenti del faraone stesso. Salta subito all'occhio che non c'è una datazione certa e provata, ma approfondendo le prove che portano a questa conclusione, scopriremo che il percorso di studi dedito a questa ricerca è stato faticoso e colmo di congetture assimilate come buone, senza che avessero fondamenta solide su cui basarsi. L'epoca di costruzione di questo monumento non è una nozione conosciuta da molti, ma chiunque vi risponderebbe che è stata certamente costruita dagli Egizi. Quindi dobbiamo prima chiederci chi fossero gli abitanti del luogo in quell'epoca. La Sfinge, per come la conosciamo oggi, è in realtà un'immagine molto recente perché è rimasta sepolta per moltissimi secoli. La prima testimonianza della sua esistenza la si deve ad Erodoto e, secondo i suoi scritti, sembra fosse già sepolta attorno al primo secolo avanti Cristo. L'altro passaggio significativo nella storia di questo monumento avviene dopo la conquista araba dell'Egitto e lascia il suo primo segno sul suo volto. Proviamo un attimo ad immedesimarci, quasi come se ci calassimo in un ambiente nato dalla mente di Lovecraft. Siamo nel XIII secolo, il territorio dell'Egitto è stato conquistato dagli arabi, che hanno portato con loro una nuova religione. Gli occupanti scoprono però che non è semplice convincere la popolazione locale ad allontanarsi dalle proprie credenze e superstizioni e vengono a conoscenza di un monumento al quale vengono portati dei doni, per ingraziarsi quell'entità o semplicemente per timore. Una testa rosso-ocra spunta dalla sabbia e ha dei paramenti sconosciuti, è molto antica e nessuno sa con certezza cosa rappresentasse. Un'antica divinità? O forse un demone ancora pregato? Beh, facciamogli capire chi comanda. È a quest'epoca che risale la perdita del naso della Sfinge, sfregiata come icona di una credenza non accettata. Devono passare alcune centinaia di anni prima di poter avere a disposizione una testimonianza affidabile sullo stato della costruzione. E dobbiamo attendere sino al 1610, quando George Sandys realizzò una prima illustrazione veritiera. La Sfinge era sepolta fino al collo ed aveva già perso la sua barba. Nonostante l'impegno, si trattava soltanto di uno dei disegni di avventurieri e ricchi viaggiatori, in un'epoca nella quale era di moda frequentare antichità e luoghi esotici e culturali. Uno dei primi momenti in cui si può iniziare a parlare di turismo. Nessuno di questi viaggiatori studiava approfonditamente e men che meno scientificamente ciò con cui aveva a che fare. Per questo genere di attività bisogna aspettare la spedizione che iniziò di fatto l'egittologia, intesa in senso scientifico,
quella di Napoleone. Infatti, il nutrito gruppo di studiosi che formarono la spedizione si impegnò ad analizzare tantissimi aspetti dell'Egitto antico e redasse un'opera importantissima per gli studi del secolo successivo. Description de l'Égypte del 1809. Si susseguirono studiosi, aspiranti archeologi di ogni sorta, alcuni dei quali oggi sarebbero considerati criminali nei confronti dei reperti, i quali però scoprirono importantissimi manufatti di fondamentale importanza per svelare il mistero della Sfinge, come ad esempio la Stele del Sogno. Per vedere la Sfinge nella sua figura intera bisognerà attendere quasi un secolo e mezzo. La campagna di scavi fu guidata da Selim Assam e oltre a scoprire l'intera Sfinge, scoprì diversi altri siti apparentemente legati alla Sfinge o al periodo dell'Antico Regno. Fu il periodo più prolifico in termini di scoperte attorno a questo impressionante monumento. E si deve a questa campagna l'idea ancora sostenuta dall'egittologia che la Sfinge rappresenti il faraone Chefren e che sia dell'Antico Regno. Nei decenni successivi non ci furono scoperte e non fu rinvenuto niente di così significativo da parte degli egittologi che maggiormente se ne sono occupati, Mark Lehner e Zaki Awas. Fino agli anni 90 nessuno si sarebbe sognato di mettere in dubbio ciò che dicevano i più affermati egittologi e si partiva dal presupposto che le conoscenze date per certe fossero basate su fondamenta solide. In realtà, sia l'attribuzione della Sfinge al faraone Chefren, sia la sua datazione poggiano su un pavimento scricchiolante. Adesso entriamo nel merito delle fonti, dei dati e delle scoperte. Non possiamo analizzare ogni singolo reperto e fonte e vi riassumerò i concetti più importanti. Ma non volendo rischiare di essere troppo superficiale, faremo qualcosa di folle e fuori dagli schemi. Metteremo il riferimento per ogni argomento e tema trattato. Metteremo le fonti così che chiunque possa verificarle. Le trovate in descrizione. La prova più consistente, o almeno ritenuta tale, per l'attribuzione della Sfinge a Chefren è la Stele del Sogno. Ritrovata nei pressi del monumento e tradotta nei primi anni dalla codifica dei geroglifici. Il racconto della stele è affascinante. La stele fu trovata nei primi anni dell'Ottocento grazie agli scavi condotti da Giambattista Caviglia. Immaginate lo stupore di trovare questo reperto, con incisa una lingua sconosciuta, praticamente davanti la Sfinge. Doveva esserci scritto qualcosa relativo ad essa, ma nessuno aveva ancora decifrato quell'antica lingua. Bisognerà aspettare alcuni anni prima che Jean-François Champollion riesca, grazie alle stele di Rosetta, a decifrare quella del sogno. Il suo nome è dovuto al racconto inciso che parla del faraone Tutmose IV, il quale un giorno decise di riposarsi sotto la Sfinge e, caduto in un sonno profondo, sognò proprio la Sfinge che si animava e gli parlava. Gli disse chi era e che gli aveva donato tutte quelle terre. In pratica il faraone aveva scritto che un dio gli aveva parlato e gli aveva dato il diritto di governare su quelle terre. Non sembra qualcuno da tenere in forte considerazione in quanto a credibilità. Ma gli archeologi non la pensavano allo stesso modo e visto che una sillaba alla riga 13 richiama forse il nome di Chefren, gli è sembrato ragionevole pensare che il volto fosse il suo.
Questa supposizione è di metà 800 e le ricerche successive sembrano essere tutte mirate a confermarla, non perché ci fossero prove reali, ma perché se non fosse stata di Khafre'in si sarebbe dovuto dire che era di origine sconosciuta, un'idea non molto di moda nel secolo scorso. Un altro aspetto non meno importante è la distanza cronologica tra la stele e Khafre'in, il sospetto costruttore. La stele è di circa 1000 anni successiva e scritta da un faraone. Nessuno storico sano di mente prenderebbe in considerazione un'unica prova come attendibile, men meno scritta 1000 anni dopo. Come potrebbe essere considerata affidabile oltre ogni ragionevole dubbio? Al tempo di Tutmose IV sapevano scrivere e leggere pochissime persone. Quale capacità di trasmissione della storia lungo 1000 anni avrebbe potuto garantire che l'informazione fosse vera? Non voglio essere troppo pressante su questo aspetto, ma è necessario per capire ciò che è successo dopo. Dobbiamo fare un salto abbastanza lungo per arrivare al momento più significativo della storia di questo volto. Lo studio di Mark Lehner sul volto, comparandolo con quello di Khafre'in, grazie al computer. I risultati sono stati smentiti non molto tempo dopo, grazie al lavoro di un uomo fuori dal campo archeologico, il detective Frank Domingo, della polizia di New York. Osservando i due volti, è chiaro come una somiglianza non possa essere considerata una coincidenza e che il volto di Khafre'in non corrisponde a quello della Sfinge. Inoltre, non viene considerato un aspetto ovvio e fondamentale. I due lati del viso, nelle sculture, sono simmetrici. Senza entrare nel merito dell'arte egizia, è ovvio che se un volto di una qualsiasi persona fosse scolpito prendendo come modello un lato e replicato simmetricamente, quella persona diventerebbe irriconoscibile, letteralmente un'altra. Paradossalmente gli archeologi hanno controbattuto nella diatriba sul volto di Khafre'in, dichiarando che nell'arte egizia le rappresentazioni artistiche fossero un'idealizzazione dell'aspetto fisico del faraone e che quindi fosse normale che non si mostrasse identico in due statue diverse. Partendo dal presupposto che l'arte egizia idealizzasse la rappresentazione del faraone e che quindi lo allontanava dal suo volto reale, come possono gli archeologi dire che fosse Khafre'in se ammettono implicitamente che sono diverse perché idealizzate? Una delle argomentazioni peggiori che ci si possa aspettare dagli studiosi. Come ho detto poco fa, nessuno si sarebbe sognato 30 o 40 anni fa di mettere in dubbio ciò che diceva uno stimato accademico. Chiaramente, per ogni regola esiste un'eccezione, le quali nel corso del tempo si sono moltiplicate. E l'eccezione di cui parleremo questa volta è Robert Schock. Un geologo e professore ordinario dell'Università di Boston, che deve la sua fama all'applicazione delle sue conoscenze geologiche alla Sfinge. Ciò di cui si riempiono la bocca molti professori nelle università è proprio la multidisciplinarietà, l'accoglienza di teorie e strumenti innovativi provenienti da altri campi di studio per far avanzare teorie ormai obsolete o stagnanti. Allo stato dei fatti, però, molto più spesso di quanto si creda, quando una disciplina esterna si affaccia al campo della storia e dell'archeologia, viene respinta come un corpo estraneo. Il professor Robert Schock è un esempio eccellente, ma entriamo nel merito della datazione della Sfinge per capirlo meglio.
Gli archeologi, come abbiamo visto per il volto della Sfinge, hanno basato le loro supposizioni sulla data di costruzione del monumento, sui reperti e le fonti scritte a loro disposizione. Ma un archeologo è un esperto in una porzione di conoscenza. Non può certo essere anche un geologo o chissà cos'altro. In loro aiuto si propose circa 30 anni fa proprio Robert Schock, che elaborò una teoria straordinaria osservando la tipologia e il grado di erosione sulla Sfinge e il recinto che la circonda. Schock notava come l'erosione che aveva rovinato il monumento fosse di una tale entità che era impossibile coincidesse con la datazione degli archeologi all'Antico Regno, attorno circa al 2500 a.C. In quel periodo la desertificazione era già in atto da migliaia di anni e le precipitazioni non avrebbero potuto erodere in quel modo la Sfinge. Inoltre confrontò l'erosione con altri edifici datati al 2500 a.C. e dimostrò che il grado di erosione era incomparabile. La prima critica che gli fu mossa arrivò da parte di un suo collega, James A. Harrell, il quale cercò di spiegare come una ricostruzione tanto complessa da sembrare improbabile che lo stesso grado di erosione potesse essere creato dall'effetto della sabbia bagnata dovuta alle piogge e alle esondazioni del Nilo. La teoria di Harrell ebbe grande successo e fu adottata dagli egittologi, che vedevano così un'ancora di salvezza per le loro ricerche basate sulla datazione all'Antico Regno. Purtroppo però la teoria della sabbia bagnata non poggiava su alcuna prova, poiché non c'era alcuna prova dell'esistenza di questo stato di sabbia bagnata durante quel periodo, né della frequenza di quelle esondazioni. Anzi, fu la teoria di Schock a guadagnare credibilità nonostante si moltiplicassero i tentativi di mettere alla prova la teoria. Grazie a questa nuova interpretazione si è acceso un dibattito su una questione che è stata totalmente ignorata. Certo, l'archeologia ufficiale ha rigettato più volte le ipotesi alternative senza un vero e proprio motivo e senza controbattere in maniera concreta. Molto spesso le argomentazioni sono sembrate più un tentativo di guadagnare tempo, anziché quello di scoprire la verità. Non ho intenzione di oscurare alcune argomentazioni a favore di altre e commettere gli stessi errori che critico, rendendo tra le altre fonti anche un accurato resoconto, cronologicamente ordinato, del dibattito con le versioni di entrambi i fronti. Per necessità però dobbiamo fare dei salti e analizzare i momenti salienti del dibattito e arriviamo a questo punto, agli anni più recenti. Uno degli ultimi e fondamentali aggiornamenti è dello scorso anno. L'argomentazione più efficace di Schock è stata quella dell'erosione dovuta all'acqua, tanto forte da resistere a numerose critiche e analisi. Secondo il geologo, delle precipitazioni così intense non sarebbero potute avvenire che migliaia di anni prima della supposta costruzione della Sfinge. Schock proponeva una datazione attorno al 10.000 a.C., una proposta tanto grande da essere spaventosa. Se Schock avesse ragione, significherebbe che delle civiltà a noi sconosciute e tecnicamente avanzate avrebbero vissuto migliaia e migliaia di anni prima dell'inizio della nostra storia. Archeologi ed egittologi, come ad esempio Awas, si sono fatti scudo di questa critica. Chi avrebbe costruito la Sfinge in un tempo così remoto se non abbiamo prove dell'esistenza di civiltà organizzate e complesse in grado di farlo? Nel 10.000 a.C. gli uomini vivevano nelle caverne ed erano sostanzialmente cacciatori e raccoglitori. Non avrebbero scoperto l'arte della metallurgia per migliaia di anni. Immaginate il volto di Awas e cosa possa aver provato nel momento in cui è venuto a sapere che un contadino turco accidentalmente scoprì dei reperti di origine sconosciuta nel suo campo. Stiamo parlando di quella che è probabilmente
una delle più grandi scoperte dell'archeologia e della storia umana, e di cui veramente pochi ne parlano, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe è un sito megalitico datato con certezza attorno al 12.000 a.C. E Karahan Tepe è addirittura più antico. Sì, avete sentito bene, 9.500 anni prima della Sfinge, migliaia di anni prima delle prime città sumere, considerate tra i più antichi segni di civiltà organizzata dell'umanità e datate attorno al 5.000 a.C. Non sappiamo nulla delle loro iscrizioni ed essendo una civiltà così lontana da quelle a noi conosciute, sarà molto difficile capire chi fossero nei prossimi anni. Ciò non toglie che sono esistite delle civiltà sufficientemente organizzate da costruire strutture complesse. 20 anni fa credevamo che 12.000 anni fa fossimo dei primitivi, nomadi che cacciavano e dormivano in umide grotte. Fino a 5 minuti fa lo credevano molti di voi. Oggi abbiamo le prove che non è così, perché se sai costruire questo, saprai di certo costruire un rifugio migliore e più sicuro di una grotta. A questo punto rimane soltanto una questione in sospeso. La Sfinge è più antica? È possibile, ma abbiamo una prova schiacciante? E se è così antica, di quanto precisamente? Numero 1. Le analisi di numerosi studi sul clima antico ci dicono con certezza che un clima con abbondanti precipitazioni tali da creare quel tipo di erosioni sulla Sfinge sono avvenute tra il 7000 e il 5000 a.C., durante il periodo conosciuto come Green Sahara, e il processo di desertificazione è iniziato circa 1000 anni dopo. Con questi nuovi dati a disposizione, notiamo facilmente come la teoria di shock non coincida con il più probabile periodo che ha causato l'erosione della Sfinge, ed è proprio qui che troviamo materiale di dibattito. In particolar modo grazie al lavoro e alle conclusioni del professor Colin Reeder. Il lavoro è complesso, dettagliato e tecnico, quindi non me ne vogliate ma semplificherò. Le ultime analisi effettuate sul terreno attorno alla Sfinge hanno evidenziato come non sia plausibile che la Sfinge sia stata costruita nella datazione convenzionale, poiché si tratterebbe di un periodo di tempo di soli 30 anni con precipitazioni estremamente scarse. La Sfinge è sicuramente più antica e come prova finale ci viene in aiuto la particolare conformazione del recinto attorno ad essa. Infatti, i segni dell'erosione non sono affatto regolari e indicano che alcuni punti sono meno rovinati di altri, come se l'acqua fosse stata talmente abbondante da generare un flusso continuo. E infatti Reeder, grazie ad una sua analisi della topografia, ricostruendo il terreno intorno alla Sfinge, ha dimostrato come delle precipitazioni abbondanti sarebbero confluite esattamente nei punti maggiormente rovinati. Purtroppo non abbiamo una datazione precisa grazie al lavoro di Reeder, ma abbiamo la certezza che sia più antica di quanto sostenuto finora dagli archeologi. Lui stesso, infatti, per stabilire una datazione, propone teorie senza prove su cosa rappresenti la Sfinge. Il lavoro di Reeder è sconvolgente per una ragione molto precisa. Dopo 40 anni di dibattiti e studi, ci sono prove che la Sfinge sia stata costruita sicuramente prima di quanto si creda. Non sappiamo se 4.000 o 10.000 anni fa, ma è certo che non fu costruita dagli Egizi dell'Antico Regno e nonostante ciò gli archeologi continuano a rifiutare i dati e le prove.
Un ulteriore studio, recentissimo, permette di combinare gli studi di Reeder grazie a quelli di Rob Schneiker. Quest'ultimo ha studiato lo sviluppo dei livelli del Nilo migliaia di anni fa, all'epoca della costruzione della Sfinge e nei millenni precedenti, dimostrando che sarebbe stato incredibilmente complesso, se non impossibile, costruire la Sfinge prima del 3500 a.C., poiché sarebbe stata letteralmente sommersa dall'acqua, visto che il Nilo, all'epoca, era decisamente più abbondante e che usciva dagli argini una volta l'anno, regolarmente. Per concludere, se la proposta di Schock fu forse eccessiva nella sua ipotesi di una retrodatazione al 10.000 a.C., ha permesso però di creare un filone di studi parallelo a quello degli archeologi e ad oggi possiamo dire che questo filone è stato il più prolifico. Infatti, abbiamo molti dati che evidenziano la possibilità che la Sfinge fosse stata costruita prima della data ufficiale supposta dagli archeologi. Con tristezza bisogna inoltre aggiungere che l'ultimo lavoro di Lehner, il quale ha collaborato con Awas per decenni, afferma che la datazione del monumento sia quella solita, del 2500 a.C., portando ipotesi suffragate da dati che, incredibilmente, non mostra nella sua pubblicazione. Non credo meriti approfondimenti uno studio scientifico che non riporta i dati su cui si basa il suo studio, ma anzi, credo che meriti soltanto una menzione per sottolineare come chi critica le teorie alternative di ricercatori amatoriali o non accademici poi compie gli errori che lui stesso critica. Trarre conclusioni senza fornire la fonte che permette di comprendere ed eventualmente studiare e criticare i suoi studi. In conclusione, il mistero della Sfinge non è stato del tutto risolto, ma ne abbiamo un altro, che è molto più grande, più antico e affascinante di prima. Sembra sia un monumento costruito da una civiltà sconosciuta, vissuta negli abissi del tempo che, a questo punto, non sappiamo cosa volesse rappresentare, quale messaggio ci volesse trasmettere. Questo mondo è ancora pieno di misteri e abbiamo bisogno di più Indiana Jones e meno Zaki Awas.